Ecco, come mai questa sua decisione? La mia decisione è arrivata dopo una serie di attacchi che da mesi abbiamo subito, sia io che l'assessore Guerrisi, da parte di tre consiglieri comunali che hanno di fatto, sin dall'inizio dal nostro mandato, cercato di minare la stabilità dell'amministrazione e non era più sopportabile continuare a rimanere in questo modo. Abbiamo chiesto al sindaco di difendere il nostro operato e di uscire pubblicamente per dare una risposta anche alla città, perché comunque loro continuavano con attacchi gratuiti senza una vera motivazione politica, quindi solamente per una questione personale ad attaccare noi. Sinceramente siamo molto delusi dall'atteggiamento del sindaco, che non ha avuto nemmeno rispetto per il lavoro svolto e per il lato umano che invece doveva avere. Noi abbiamo sempre lavorato con impegno, con dedizione, con lealtà anche verso il sindaco, e non ci saremmo mai aspettati un atteggiamento del genere. Già il 23 di dicembre io al sindaco, alla presenza anche di altri consiglieri, avevo detto a lui che saremmo stati pronti a fare un passo indietro e quindi mi sarei aspettato una sua comunicazione o una sua richiesta in tal senso, proprio per favorire, diciamo, una ripresa dell'attività amministrativa compatta e unita. Lui invece ha distrutto anche il rapporto personale, questo mi dispiace molto, perché comunque non mi sarei mai aspettato un atteggiamento come questo. Gli attacchi partono da lontano, partono soprattutto da quando la consigliera Vasta decise e chiese al sindaco di sostenerla in una candidatura alla città metropolitana appoggiata da Fratelli d'Italia. In quell'occasione il sindaco rigettò la sua proposta e da lei ad allora incominciarono continui attacchi e posizioni un po' particolari. Lei si sentiva forte dell'appoggio dell'ex sindaco di Santofemia, nonché consigliere regionale, che poi ebbe un altro epilogo. Caduta poi quella situazione, lei continuò comunque a fare pressioni e a chiedere anche un cambio di passo all'amministrazione. Ora io mi aspetto una cosa, mi aspetto che i tre consiglieri che hanno creato di fatto la crisi di maggioranza, che hanno minato la stabilità della maggioranza in questi periodi, ora facciano un passo in avanti, si assumano le loro responsabilità e governino la città. Ora si devono sedere al fianco del sindaco, fare gli assessori e governare per la città. La città non può assolutamente avere un altro commissariamento, la città ha un sacco di problemi, la città necessita di avere impegno da parte di tutti. Ora dimostrino quello che valgono. Per chi vi ha dato il consenso di essere seduti in quell'amministrazione, al comune, cosa volete dire? Io intanto ero un assessore esterno, quindi ero l'unico assessore esterno alla giunta nominato dal sindaco, quindi anche per questo non capisco l'atteggiamento. Ma al di là di questo, noi abbiamo costruito un consenso largo su idee e progettualità. Quel progetto oggi viene meno non perché noi abbiamo mai rinunciato a quell'idea di progetto per la città, ma perché il sindaco ha deciso di rinunciare a quel progetto per la città. E chiaramente oggi è lui che deve spiegare quale sarà il futuro di Gioia Tauro. Abbiamo fatto tanto in questi mesi, io spero che tutto quel lavoro fatto, che è stato messo in piedi ad iniziare dagli uffici e dalla ricostruzione degli atti contabili del comune, non venga vanificato per colpa di tre persone che invece volevano solamente la poltrona e non hanno avuto il coraggio di fare delle proposte costruttive per la città.